Eccoci con Francesco Dodorico, ciao. Autore di un altro gol, in questo caso che vale 3 punti. Insomma, ti sei abituato a segnare, dobbiamo cambiarti di ruolo. No, dai, è stato una bella partita. Merito di tutta la squadra. Poi nei calci d'angolo mi piace andare su, di saltare di testa, mischie, robe, alla fine tutti i gol che faccio li faccio così, diciamo. E qual era di Mister Gallina la terza partita, risultato utile, la prima vittoria, al terzo tentativo ci siete riusciti a fare i 3 punti, però ci state facendo soffrire parecchio. Oggi avevate un avversario che era secondo in classifica e che ha anche preso 2 pali, bisogna dirlo questo, sì, insomma. No, una bellissima squadra anche il Villorba. Diciamo che secondo me è un campionato molto equilibrato e sì, tutte le squadre si giocano, insomma, anche oggi una partita maschia comunque. Calcio ho giocato poco, più maschio, più interventi fisici e tutto, quindi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e è andata così, siamo felici tutti. È una vittoria che fa morale, assolutamente. Cioè, noi ci siamo messi qua anche per inquadrare il sistema del Portogallo Calcio, in questo caso in senso metaforico abbiamo il pulmino, state viaggiando, insomma. Avete iniziato la vostra corsa. Adesso voliamo bassi, dai, perché abbiamo fatto 2 pareggi, una vittoria. Bisogna dare continuità a questi risultati. La classifica siccome è corta comunque, quindi tante squadre, sì, tante squadre sono lì, poi manca tantissime partite a fine campionato, quindi noi pensiamo a salvarci il prima possibile, poi... Sì, allora chiudiamo con una battuta sola, che è quello che interessa molto anche ai tifosi. Sentivo oggi, spirito di spogliatoio com'è? Sta rafforzando, dai. Sì, siamo... Guarda, speriamo che con le vittorie ci amalgamiamo ancora di più e speriamo bene, dai. Grazie Francesco. Niente, arrivederci, ciao. Ciao.